Il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Quindi era normale che io non lasciassi nulla di inventato, che io esperissi ogni utile tentativo al fine di verificare se sussistessero o non sussistessero le ragioni dell'esistenza di una maggioranza. Va nelle consultazioni politiche durate 38 giorni per ricomporre la maggioranza. Questa mattina ha revocato la sua giunta con apposito decreto prima della seduta del Consiglio Comunale e al termine ha annunciato di rimettere il mandato conferitogli dagli elettori più di 2 anni fa. E ho deciso di rassegnare il mandato, cosa che farò nelle prossime ore. Le dimissioni del sindaco diventeranno effettive e irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla data della ratifica, come previsto dalla legge. La mia decisione al termine di questo Consiglio Comunale, di fronte ad una oggettiva condizione determinata dal venir meno della maggioranza. Per governare è necessario avere una maggioranza significativa che possa essere in grado di supportare il sindaco e la giunta nell'adempimento del proprio mandato. Purtroppo, per una serie di abbandoni che si sono verificati nel corso del tempo, la maggioranza è diventata numericamente minoranza e quindi con soli 7 voti di consiglieri comunali diventava assolutamente difficile poter proporre un mandato. Ho preferito evitare sotterfugi, tentativi di tirare a campare, perché non penso che potesse essere questo l'obiettivo, e ho dovuto constatare, prendere atto della situazione e quindi decidere di rassegnare il mandato. Io sono comunque sempre in sintonia con la realtà, vediamo se affioreranno elementi di novità rispetto a questa situazione. C'è rammarico per lei? Molto, molto rammarico, perché chi mi conosce sa che io non ho mai anteposto le ambizioni personali, gli interessi personali e l'interesse per la città. Io sono stato onorato del giudizio elettorale che mi ha consentito di servire la mia città, credo di averlo fatto con disciplina ed onore e con grande senso di responsabilità. Purtroppo le difficoltà dell'agibilità politica si sono riverberate in maniera drammaticamente penalizzante sull'attività dell'amministrazione e quindi ho dovuto prendere atto di questo stato di fatto.